giornata del disabile, ma mi sembra che qui, altro che disabile, qui state... Cosa state facendo? Cosa state combinando qui? Signora, che cosa sta combinando qui? Preparo l'impasto per fare la cioccolata calda. Per i ragazzi o per tutti? Per tutti. Per tutti coloro che sono infridoliti. Perché questa... Perché stiamo celebrando la giornata del 3 dicembre, che è una giornata in cui tutti i paesi celebrano i diritti delle persone con disabilità. E allora, anche se la nostra comunità mostra attenzione verso questo tema, è bene una volta all'anno ricordare che esistono anche loro, che hanno diritti e che hanno bisogno anche della nostra solidarietà. E quindi facciamo questa festa. Qualche ragazza, se mi si avvicinava qualche ragazza per vedere un po'. Forse loro sono più... Vieni un po'. Ma sei pronta per bere la cioccolata? Sì, per berla e per farla. Come? Per berla e per farla. Ecco, come mai questa occasione qui? È una bella occasione questa. Sì, beh, il 3 dicembre, la giornata internazionale dedicata al disabile. Noi lo facciamo ogni anno, sono 5 anni che sono al socio. Quest'anno ci sono anche le scienze umane, quindi è pieno anche... Cioè, c'è molta gente. Però oggi c'è freddo, quindi c'è poca freddo. Gente. Siamo all'inizio. Vabbè, abbiamo appena iniziato anche a fare la cioccolata, però anche rispetto all'anno scorso che pioveva c'è meno gente. C'è meno gente. Sì. Grazie, vediamo un po'. Antonio, ma ci metti anche tu? Cosa sei finito? La cioccolata adesso è un momento critico perché bisogna evitare che si aggrumi tutto quanto. Puoi parlare? Sì, posso parlare, come no, certo. Ecco, è una grossa occasione questa, ogni anno lo ripetete, quindi anche quest'anno ci siete riusciti. Allora, ogni anno festeggiamo, celebriamo questa giornata che è in forma di festa, diciamo. Portiamo i ragazzi in piazza, portiamo la musica, portiamo degli piccoli omaggi per il pubblico. Abbiamo costruito degli alberi di Natale che diamo in omaggio a tutti i passanti con un messaggio che interessa la dichiarazione di quelli che sono i diritti del disabile. Ne apriamo uno, leggete il messaggio, poi prendete un alberello oppure una pianticella. Ma tu ogni anno sei sempre presente, quindi Deus ex machina. Quest'anno in modo particolare perché quest'anno la giornata è dedicata al nostro caro Martino, che Martino Pesone, ricordiamo, è deceduto qualche giorno. Ci ha lasciato qualche giorno. Questa festa, diciamo, nasce da una sua iniziativa di 15 anni fa circa e lui ci ha insegnato a fare questa festa, insomma. Quindi abbiamo ricevuto questa eredità, quest'anno in modo particolare, la giornata la vogliamo dedicare a lui, al suo ricordo e al suo insegnamento. Questo grazie anche al socio psicopedagogico dell'istituto. Sì, grazie alla scuola che dopo la chiusura dell'ANFA, l'Associazione Operatori di Handicap della Maddalena, ha raccolto questa eredità e ha continuato portando avanti questo messaggio che è sempre utile ricordarlo. Questa è la cioccolata, adesso fra una mezz'ora sarà pronta. Anche meno. Ma sarà caldo, sì. Caldissima, sì, certo. Buona. Vediamo. È buona? Sì, molto. Ma l'hai già assaggiata? No, ancora no. Vabbè, quella che faccio a casa io sì. Anche però... tu fai parte del socio psicopedagogico? Eh? Anche tu fai parte del socio psicopedagogico, sì? Sì. Quindi organizzate tutto voi? E come mai c'è poca gente oggi? Forse perché c'è freddo, non lo so. Voi vi state divertendo? Sì. E tu ti stai divertendo? Cosa? Ti stai divertendo? Sì, sì. È difficile? No, per niente, bisogna solamente avere un po' di equilibrio. Ma ci vuole un po' di equilibrio, se no si cade, se si cade. Sì, all'inizio abbiamo una ragazza che ci tiene da sotto e ci aiuta ad andare sui trampoli, poi alla fine è facile, bisogna solamente tenere l'equilibrio. Ma questo è il più alto, il trampolo? Sì, questo è da 1 metro, poi ci sono quelli più piccoli. Tu ci sei già stata? Sì, però non... erano prove, non ci si fa niente. Adesso la stai tenendo perché appunto c'è... No, perché sui trampoli non bisogna mai stare fermi. Ma è difficile andare sui trampoli? No, non è difficile. Tu ci vai bene? Sì, sì. Ti stai divertendo? Sì.